Nacque a Firenze, in una ricca famiglia, nell'anno 1515. Filippo era conosciuto per il suo carattere dolce, tanto da essere soprannominato Pippo il Buono. La sua vita prese una svolta quando decise di rinunciare all'eredità dello zio per diventare sacerdote, un gesto che lo portò a Roma, la città eterna, dove fu accolto da un concittadino. La vita di Filippo a Roma fu esemplare, segnata da una condotta illibata e da una grande cautela nel formare amicizie. Nonostante le tentazioni e le sfide, attraverso la preghiera e i digiuni, ottenne la grazia di essere immune alle tentazioni della carne, una benedizione che attribuì alla misericordia divina. Dopo aver completato i suoi studi e diventato sacerdote, Filippo si dedicò completamente alla sua santificazione e al servizio degli altri. Le sue esperienze di contemplazione erano così profonde che spesso esclamava «Basta, Signore, basta, perché questo mio cuore è così piccolo per amare voi così amabile». Filippo aveva un amore speciale per i poveri e per il popolo. Visitava regolarmente gli ammalati nelle loro case e negli ospedali, servendoli di giorno e di notte. Tuttavia, aveva un'affinità particolare per i giovani e la sua stanza era diventata un luogo di incontro per loro. La sua parola era piena di umorismo e trasmetteva l'allegria che sgorgava dal suo cuore, e i suoi insegnamenti ai giovani sono diventati proverbi di grande sapienza. Durante la celebrazione della Santa Messa, Filippo era spesso rapito in estasi, a volte sollevato da terra e circondato da una luce celestiale, tanto che molti lo consideravano un angelo in carne e ossa. Al confessionale, Filippo trascorreva giornate intere ed era così abile nel guidare i peccatori sulla retta via che alcuni lo evitavano, temendo di dover cambiare vita. La vita di Filippo non fu priva di prove e difficoltà, dalle calunnie alle ribellioni interne, ma le superò tutte con dolcezza e una profonda fiducia in Dio. A Roma fondò la Congregazione dell'Oratorio, che ha giocato e continua a giocare un ruolo cruciale nell'educazione dei giovani e nel sostegno alla Chiesa. Filippo, sempre umile e semplice, rifiutò ogni onore e dignità ecclesiastica che gli fu offerta, vivendo una vita di miracoli, profezie e visioni divine. Morì il 26 maggio del 1595, all'età di 80 anni. La sua morte rivelò un segno del suo amore divino. Due costole adiacenti al suo cuore erano incurvate a causa dei battiti intensi d'amore per Dio. La vita di San Filippo Neri rimane un esempio luminoso di bontà, umiltà e servizio verso gli altri, ispirando ancora oggi molti cuori a seguire il cammino dell'amore e della fede.
Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.